adesso veniamo a parlarvi di una coppia che sicuramente vi piacerà: Andrea da Amante e Giulia De Lellis. Ho indovinato. Vi piacciono? Credo proprio di sì, visto che specialmente sui social non fate altro che domandarci di loro. Onestamente siamo anche un po' in difficoltà perché per la serie è ora che novità sei diamo. Cioè, da quando è finita la trasmissione è finita? Andrea da Amante più che il fidanzato di Giulia è la sua ombra. Nel senso che dove va lei, va lui. Pensate che la settimana scorsa Giulia è scesa per una mezza giornata a Roma e indovinate chi c'era dietro a portarla e riportarla. Ovviamente Andrea, che ha già conosciuto tutta la famiglia della Romana. Lo dico perché mi ricordo che Andrea, da Amante ad inizio Trono, aveva parlato anche di una storia così insomma easy. Che per lui sarebbe andato bene anche un amore a distanza, insomma senza troppi impegni. Poi ha incontrato Giulia e mi è completamente capitolato perso proprio. In ogni modo questa settimana Giulia e Andrea hanno fatto una gradita conoscenza. Ossia Andrea Melchiorre. Con il quale condividono la stessa agenzia e si sono scattati qualche bella foto a Jesolo. Giulia De Lellis Menon. Credit foto. @ Fabio Zazzaretta PH. Si era parlato di una storia di Andrea Melchiorre con una modella rumena qualche settimana. Ma insomma ad oggi ci sembra abbastanza evidente che poi non ne hanno fatto nulla. Insomma sembra quasi incredibile. Ma Andrea dopo la rottura con Valentina Dallari è rimasto grosso modo sempre single.